Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a questa nuova puntata della Bella e la Bestia, come ogni lunedì con me Paolo Caselli. Ciao Paolo. Ciao Michela, buonasera a tutti. E come ogni lunedì ci ritroviamo per commentare quelle che sono state le vicende di Casa Viola del weekend. È chiaro che la Fiorentina maschile, per quanto riguarda appunto la squadra di Iachini, aveva un impegno proibitivo al Franchi contro il Napoli ieri alle 12:30, un impegno comunque che poteva affrontare e sinceramente che ha perso senza dolori, perché comunque la salvezza era stata raggiunta mercoledì scorso a Cagliari, quindi la Fiorentina che comunque poteva essere super tranquilla da ogni punto di vista, una Fiorentina che non ha bisogno di cercare la vittoria a tutti i costi, neanche a Crotone, però è chiaro che insomma, perdere fa sempre male. Io ti dico la verità, da un certo punto di vista sono anche abbastanza contenta per Rino Gattuso, che insomma credo che il Napoli quest'anno si meriti la Champions, che Rino Gattuso si meriti appunto il piazzamento in Champions. È chiaro anche che se la Fiorentina non avesse raccolto quel punto a Cagliari e quindi affrontasse il Napoli con la certezza della salvezza, sarebbe stata una partita diversa, più agguerrita, più combattuta proprio al 200% anche dagli uomini di Iachini, non che non l'abbiano giocata, ma ovviamente sarebbe stato un match, diciamo, Avremmo un potuto rivivere po' più una. Sì, difficile, ecco. avremmo. Io parto sempre da questo discorso. La Fiorentina ha avuto quest'anno il 3-0 di Torino, però vedo più come evento. Per me la partita più bella della Fiorentina è Con la stata contro la Lazio. Lazio, perché la Lazio ancora era in lotta per la Champions League, Esatto. e una Lazio che avesse affrontato il Torino 3 o 4 domeniche prima con 3 punti in più, perché a quel punto lì la Lazio avrebbe battuto il Torino quasi sicuramente, avrebbe stravolto un po' tutto. Però la Fiorentina la salvezza l'ha guadagnata in quella partita lì, non ci sono dubbi. Poi, sai, ci sono le motivazioni. Io sono convinto che senza quell'episodio il Napoli avrebbe durato molta fatica, perché ho visto un Napoli nervoso come era nervoso il Milan ieri. Perché chiaramente una squadra senza motivazione gioca la sua partita senza creare molto, però o realizzi quasi subito, se no poi ti entra quella sorta di orgasmo, di voglia di fare della quale non arrivi a fare. E il Napoli fino al rigore è stato questo, al di là della traversa su punizione. Il Milan ha creato grandissime, ha avuto pochissime azioni, ha creato poco subendo tanto un Certo. Cagliari che era già contento di aver ottenuto, e facciamo complimenti a Leonardo Semplici di aver ottenuto una salvezza che passa tutta da quel gol di Cherry col Parma. Sì, non ci sono dubbi. Sì, è chiaro che Napoli avesse un altro spirito, nel senso che comunque sia aveva l'obbligo del risultato. È anche chiaro che il Napoli era arrivato a Firenze comunque con la paura di non farlo il risultato, perché comunque nonostante la Fiorentina sia una squadra che insomma è da 2 anni, se non di più, che lotta per non retrocedere, sia una squadra che comunque aveva già raggiunto il suo obiettivo stagionale, ovvero la salvezza, è anche vero che a Firenze è sempre stato un campo difficile, soprattutto negli ultimi anni per il Napoli, soprattutto era ancora in mente quella partita del Napoli di Sarri che a Firenze in albergo ha buttato via uno scudetto, e credo, e poi insomma, se guarda il caso, il destino vuole anche che 3 anni fa, quando il Napoli perse lo scudetto a Firenze, la sera prima insomma si giocò Inter-Juventus, esattamente Corsi e ricorsi come storici, in questo fine indubbiamente. settimana. Quindi non dico, è chiaro che questo faccia la differenza, però è normale che quando una squadra deve vincere per forza, anche se è più forte, anche se non ci sono insomma, ovviamente paragoni sulla carta, sulla qualità tecnica della rosa, però insomma, chi aveva da perdere è il Napoli, non la Fiorentina nella partita di ieri, e il Napoli, nonostante un rigore più o meno dubbio, perché poi dipende tutto dai punti di vista. Io ieri sera ho ascoltato commenti di vario tipo, anche da arbitri che fanno la moviola nelle varie trasmissioni sportive nazionali, e quasi nessuno, compreso anche qualche ex Viola che adesso è in TV a fare l'opinionista, insomma,
tutti erano d'accordo che questo fosse un rigore, sì, forse generoso perché però che il contatto ci fosse stato e quindi che il rigore c'era. Io Questi ti dico ovviamente il mio sono parere e poi sento il tuo. punti di vista. Sì, allora. Tanto questo per capire che anche con la VAR, anche con la moviola, anche con quello che vuoi, il parere personale, il punto di vista personale, poi alla fine è sempre quello che Allora, conta. l'arbitro abisso era a 2 metri, perché non aveva neanche persone, giocatori che ostruivano la vista. Si vede che Milenkovic tiene la maglia, però si vede anche che Rahmani si tuffa, perché se io ti tengo per la maglia, non è che appena ti lascio te ti lanci. Ci stava tutto, non ci stava niente, la partita per la Fiorentina valeva quel che doveva valere. Ti devo dire, gli errori fatti in Juventus-Inter hanno fatto sì che anche questa storia si stia un po' sbagliando, perché due errori sono due errori, Certo. non è che un errore controbilancia No, questo. no, anzi. Però. Comunque, alla fine fortunatamente è un risultato che non va a influire assolutamente sulla stagione della Fiorentina, su quello che era il risultato finale, l'obiettivo finale della Fiorentina, e invece, insomma, può servire al Napoli, che ancora non ha conquistato assolutamente niente, perché insomma, cioè, deve ancora giocare l'ultima partita contro il Verona, mentre la Juventus giocherà, ricordami A dove, a Bologna. Bologna, e Devi, quindi. di, mi devi dire perché il Verona non deve fare la partita, il Bologna deve fare la partita, l'Atalanta deve fare la partita contro il Milan, che è già. Mi dirai, arrivare secondi vogliono dire tanti soldini, Sì, certo. Michela, Ma indubbiamente. sicuramente l'Atalanta. Ma guarda, io penso che alla fine dei conti, chi più chi meno, insomma, giocheranno tutti. E facciamo un Anche applauso al Crotone. esatto, il Crotone. Io sono convinta che domenica o quando si giocherà, perché poi alla fine, insomma, di preciso ancora fino a dopodomani non sappiamo Ma il sai, giorno. Crotone e Fiorentina la possono giocare per posta lunedì pomeriggio. Ecco, doveva essere all'inizio era in programma il 24, ma non, insomma, però Ma al sai, di là di tutto può essere sul Piave. esatto sul piano. È il 24 maggio. Cioè, dove si gioca sul Piave? Comunque, al di là di questo, io sono convinta che il Crotone cercherà di fare la sua partita nelle quelle che sono le sue possibilità. La Fiorentina anche, perché Iachini ha sicuramente voglia di chiudere facendo dei punti la sua avventura a Firenze, e qualche giocatore sicuramente avrà voglia di dimostrare ancora qualcosa, soprattutto se magari giocherà qualcuno che ha avuto meno spazio. Insomma, sarà una partita da prendere con le molle, un risultato che non conta nulla per nessuno, ma quello che più ci interessa è sapere quello che succederà al fischio finale di Crotone-Fiorentina, Senti, perché ovviamente ci sono tante cose in ballo. e ci arriveremo. Io però voglio arrivare all'89esimo di quella partita, di questa stagione. E lo chiedo a te, Un minuto prima? un minuto prima, e lo chiedo a te, perché tu conosci le dinamiche e da tanto tempo fai questo lavoro, hai conosciuto direttamente allenatori, hai sentito tante tante versioni. Bene. Beppe Iachini va via dalla Fiorentina, arriva Prandelli, idolatrato dalla piazza, idolatrato dai giornalisti, non c'è dubbio. Poi Prandelli, per motivi quali non so, X. X, bravissima, decide di abbandonare il vascello. Bene, torna Iachini e ci accorgiamo, la maglia di ieri, che il gruppo squadra era con Iachini e Prandelli era stato mal digerito. Sì. Perché è stato fatto questo cambio di panchina? Allora, Vogliamo dare la risposta? Quindi l'ha fatto, quindi ha ragione Commiscio quando dice È che l'unica si è cosa fatto trascinare dalla piazza. della conferenza stampa di Commisso che io sottoscrivo. Oltre al fatto, e io tu lo sai, sono stato un fiero portatore di questa tesi, che se devo cercare di raggiungere determinati traguardi, Beppe Iachini non è l'allenatore adatto. Sono d'accordo. Se però io ho un trattore, devo andare a lavorare un campo, non posso fare un Gran Premio di Formula 1, è indubbio. Però l'accanimento che ha subito Iachini da parte anche della stampa, devo dire, questo è stato un giocatore che per la Fiorentina ha dato tutto. È stato capitano della Fiorentina,
voglio dire, un minimo di rispetto, quel gioca gioca, lega lega, cappellino, di un allenatore che vada bene, Michela. A 2 mesi, quando è stato chiamato, 10 giornate alla fine, poteva anche dirvi: guardate, io rinuncio a 2 mensilità, Certo, trovatevi assolutamente. voi No, allora, l'allenatore. sono d'accordo con te. Allora, è chiaro che dopo quello che ha detto Commisso, ma soprattutto dopo quello che hanno dimostrato sul campo i giocatori, perché poi alla fine sono i giocatori che vanno in campo e sono loro che giocano e che fanno risultati. Quindi da quando è tornato Iachini, post Prandelli, c'è stata questa un'unanimità di gruppo che con Prandelli non si era vista, così come sembrava non vedersi più nelle ultime partite di Iachini pre-Prandelli. Però evidentemente c'era un problema più legato ai risultati, più legato a qualcosa che non andava. Voglio dire un'altra cosa. Sulla serietà di Iachini, cioè, Ce non, ne ha no, dato una no, cioè, una dimostrazione. dimostrazione. Ma guarda, anche quando ha detto che, insomma, io prendo per buono quello che ha detto Beppe Iachini, perché Beppe Iachini mi Se no, sembra sia inutile sempre fargli stato. le Esatto. domande, no? Io prendo per buono quello che ha detto Iachini, quindi anche nel momento in cui dice il presidente dopo la Lazio mi ha chiesto se per caso c'era l'intenzione, la voglia di continuare insieme, io l'ho fermato, gli ho detto stop presidente, fermi, 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 perché è arrivato il momento che ognuno vada per la sua strada, perché la Fiorentina deve fare il suo percorso, Beppe deve fare altrettanto il suo percorso e soprattutto perché Beppe è lì che secondo me dimostra la sua intelligenza, a differenza di altri allenatori che di recente sono tornati a Firenze, secondo me, a sproposito non dovevano tornare proprio per loro stessi prima che per la Fiorentina. Ma quando Beppe ha detto, soprattutto per Beppe, anche perché Beppe ha un rapporto con la città, con i tifosi, con la Con stessa tutto stampa, con l'ambiente. l'ambiente, con tutti, con la Fiorentina, che voglio rimanga tale. Ecco, qui ha dimostrato la sua intelligenza, perché nel caso in cui Beppe Iachini, per un motivo o per un altro, fosse stato riconfermato davvero sulla panchina viola del prossimo anno, lui si sarebbe sicuramente bruciato il rapporto con la piazza. Perché? Perché probabilmente si ricominciava come un anno fa e come 2 anni fa, quando c'era Montella in panchina, con alti e bassi, con polemiche. Dopo 2 o 3 mesi probabilmente sarebbe stato esonerato per l'ennesima volta, e a quel punto il rapporto tra Firenze, l'ambiente fiorentino e Beppe Iachini si sarebbe un po' incrinato. Ma non perché la gente non riconosce la stima in questo allenatore, ma perché No, poi alla fine i risultati sono quelli che contano, e quindi uno si assolutamente, ricorda. è Quindi per me sempre. Beppe Iachini è stato di un'intelligenza unica, oltre che a riconoscere una grande, grande professionalità. Però è anche vero che se un merito ce l'ha avuto Prandelli quest'anno è stato quello di dare veramente fiducia a Vlahovic, che poi è esploso, che poi ovviamente Iachini è tornato. Poi la cosa bella è stata anche vedere Vlahovic abbracciare sempre Iachini. Questo a dimostrazione che non ce l'aveva con Iachini, perché all'inizio del campionato non l'aveva, diciamo, indicato come No, attaccante lo aveva indicato qua a titolare. me, aveva indicato qua a me, Esatto, quindi però c'è non. stato comunque cioè, sono state delle belle immagini, secondo me, da tramandare ai posteri, perché questo è il calcio. Sono quelle immagini di calcio che restano e che secondo me hanno qualcosa a che vedere con la gratitudine. E per questo io credo che Commisso almeno una parola su Prandelli, nonostante che fosse stato per lui, non sarebbe tornato a Firenze, non avrebbe mandato via Iachini, eccetera, eccetera, eccetera. Però una parola di ringraziamento a Prandelli per aver saputo individuare in Vlahovic quello che poi ha dimostrato di essere, forse me lo sarei aspettato, come credo se l'aspettavano tutti. Allora, Michela, io ti ho parlato dell'89esimo della partita di Crotone. Finita la partita, Sì. di quello che succederà, forse ne sa qualcosa Duccio Mazzoni. Ciao, Duccio! Ciao Duccio. Ciao, ciao Paolo, ciao Michela, buon pomeriggio a tutti e grazie per le capacità vaticinatorie che mi attribuite, Ecco, quindi grazie, allora la insomma. domanda è di quelle Ma ha detto semplici, vaticinatorio o vaccinatorio? No, no, vaticinatorie, no, no, il vaccino ancora a me non tocca, quindi Vabbè, ma tra aspetto poco, un po' di. dai, Tra poco, tra no, sì. poco, questa Tra poco, settimana tra poco. mi posso prenotarlo io, quindi insomma da qui a Sì, dai, dai, breve. questione di poco, questione di poco. Sì, Insomma, sì, sì, la sì. domanda è di quelle semplici, semplici, Duccio. Al 91esimo di Crotone Fiorentina,
quale sarà l'allenatore della Fiorentina? Duccio lo sa, Duccio lo sa. No, beh, è una bella domanda, è veramente una bella domanda. Io non vedo l'ora che arrivi per certi versi a domenica, insomma, a lunedì prossimo, quando sapremo ancora qualcosa in più. Conoscendo i tempi della società, più che c'è un'attesa, più che non c'è però un'ufficialità, perché insomma certo. la settimana scorsa avevamo atteso, no, tutti in maniera quasi insomma profetica la conferenza stampa di Commisso, e poi è venuto fuori quello che è venuto fuori, quindi notizie di calcio zero, accuse insomma alla categoria dei giornalisti e a un certo modo insomma anche di trattare la Fiorentina tante, quindi non so se poi dopo Crotone effettivamente il giorno successivo ci sarà un nuovo allenatore. È chiaro che sicuramente Rino Gattuso sarà già più libero rispetto ad oggi, quindi 7 giorni fanno la differenza in questo caso, sì. E però bisogna stare attenti, perché con questa società tutto ciò che sembra diciamo definito, apparecchiato e confezionato soprattutto da noi media poi viene prontamente smentito, quindi sì, diamo Gattuso e poi dopo, abbastanza ovviamente avanti, però vediamo una pista estera, perché potrebbe esserci anche quello, perché quando senti i dirigenti della Fiorentina ti dicono, non so se a provocazione, non so se in maniera diciamo per depistarti un po', però occhio a un allenatore che sta imparando l'italiano, e allora noi bisogna tenerlo in considerazione. Potrebbe essere chiunque. Anche Jürgen Klopp. Allora, no, io volevo, ovviamente, ora io faccio io una provocazione a tutti e due, visto che insomma siete stati attenti ascoltatori, come del resto lo sono stata io, della conferenza stampa di Commisso. Non posso non tornarci sopra, perché la provocazione è questa: ma secondo voi il fatto cioè Commisso è una persona molto intelligente e, come ho sempre detto, molto furba, scaltra, chiamatelo come volete, però insomma sa quello che fa e non fa mai niente per caso. Ora, in questo momento lui ha diciamo fatto una conferenza stampa per rispondere a certe provocazioni a sua volta di alcuni giornalisti, alcuni colleghi, e ha un po' diciamo gettato fango sulla categoria in generale. Ecco, facendo questo, secondo voi non è che diciamo ha attirato ancor più la simpatia di gran parte dei tifosi, che comunque hanno sempre avuto un po' in antipatia la categoria stampa? Perché cioè, c'è anche un gioco delle parti in questo senso, di tenersi il pubblico sempre più dalla sua parte. Eh beh, sì, secondo me dietro a questo sfogo di Commisso c'è tutto il rancore che poteva covare per tutta una serie di situazioni che non gli sono piaciute, però allo stesso tempo secondo me anche una strategia comunicativa ben precisa era quella di distogliere da notizie riguardanti il futuro, da notizie riguardanti il calcio, cosa che tutta Firenze insomma aspettava a gloria, e anche la critica, e cercare insomma di attirare ancora di più i tifosi a sé. Io non so quanto questa strategia, Michela, sia una strategia vincente, ma non perché la critica ai giornalisti non piaccia ai tifosi, anzi è sicuramente un bersaglio facile, no? Come quando in politica si va su certe tematiche, abbiamo l'applauso facile, no? Rispetto magari che affrontare altri tipi di problemi, ma questo è un altro discorso. Io penso che sinceramente Commisso abbia voluto intanto rispondere a tutta una serie di critiche che gli avevano dato fastidio, a cominciare insomma dagli stereotipi dell'uomo del sud e via dicendo, che erano piovuti, anche se poi diciamo il pezzo più brutto è stato quello della Gazzetta dello Sport di sabato. Per quindi, quanto postumo, riguarda... quindi postumo la sì, conferenza. Quindi postumo, perché poi insomma anche il discorso che era stato fatto, sì, c'era stato qualcosa di brutto su Rocco Benito, su tutta una serie di cose, però diciamo lo stereotipo dell'italo-americano che va in America per altre cose è stato tirato fuori dalla Gazzetta il giorno successivo. Io non so se questa strategia, ti dico, è una strategia vincente. È chiaro che lui è un uomo di comunicazione, anche se poi non è che fa comunicazione. La Mediacom è un'agenzia che mette a disposizione della comunicazione delle piattaforme per farla funzionare bene, quindi non è diciamo un'agenzia di comunicazione come può essere la televisione, dove siamo in questo momento tutti collegati, una radio o via dicendo. Io non so se pagherà questa cosa. È chiaro che nel breve periodo i tifosi sono dalla sua parte,
non tutti, perché poi abbiamo visto anche delle prese di posizione diverse, però poi alla lunga se fai una campagna acquisti un po' così sottotono, se non riparti veramente svoltando, avendo imparato dagli errori, poi sarà sempre più difficile secondo me criticare i giornalisti per i mancati successi della Fiorentina e chiedere al pubblico pazienza, perché poi il pubblico di pazienza ne ha poca, figuriamoci con uno stadio pieno. Sono stati, ve lo ricorderete bene, contestati della Valle, soprattutto Andrea, quando la Fiorentina rischiava di essere campione d'inverno nel 2016 con Paolo Sosa, figuriamoci in tribuna autorità cosa sarebbe successo di fronte a questa stagione che abbiamo appena vissuto. Sì, forse le critiche sarebbero arrivate anche dal pubblico, non solo dai giornalisti. Sì, diciamo che la Fiorentina è stata contestata quando, insomma, la Fiorentina di Montella ha giocato e perso contro il Siviglia. Esatto, dopo alcune sconfitte arrivate magari anche in Champions, oppure, insomma, voglio dire, alla fine io che insomma comincio ad avere un'età, ho visto criticare chiunque, ho visto criticare lo stesso Battistuta quando sbagliava, era nel periodo che poteva magari in un momento sbagliare gol, ho visto criticare Rui Costa, ho visto criticare, cioè c'è qualcuno che prima di me ha visto criticare Antognoni, c'è che ha visto criticare gli allenatori migliori che sono passati da Firenze. Ho visto io da ragazzino fare a botte per Chiarugi, ma vogliamo guardare un attimino in casa d'altri e poi tornare da noi. Ho visto criticare Berlusconi dopo aver vinto tutto, la squadra più vincente d'Europa fino a poco tempo fa era stata criticata la società e Berlusconi. Ho visto andare allo stadio Lotito con la scorta per anni e anni e anni, e la Lazio sicuramente ha qualche trofeo in più della Fiorentina in bacheca conquistato negli ultimi 20 anni. E ho visto anche, e qui torno alla polemica degli ultimi giorni, ho visto anche un certo Claudio Ranieri chiamare Cappottino. Ora io voglio dire, no? Sta un po' anche nel colore del pubblico fiorentino e dell'ironia del fiorentino, e ovviamente nel fiorentino ci va messa anche la stampa, quindi nel momento in cui si chiama cappellino Beppe Iachini, con tutto l'affetto del possibile, ma di fatto porta sempre il cappellino e quindi era stato un po' soprannominato cappellino. Io non credo che sia un'offesa a Beppe Iachini se da qualcuno è stato chiamato cappellino. Io appunto ricordo Cappottino, Ranieri era Cappottino, veniva sempre anche portato... Iovetic era Cappottino e Aic Nutellino. Insomma, voglio dire, queste non mi sembrano offese, ecco. Duccio, te cosa ne pensi? No, ma nemmeno secondo me, ma guarda, ho il piacere di avere a che fare con Benedetto Ferrara 3 volte a settimana, e Benedetto è stato insomma messo nel mezzo per quel sparietto ironico in cui sulla panchinola di Careggi ne diceva quella gialla grossa, gioca, prendendo un po' in giro Iachini, quando poi magari anche qualche dirigente nelle sedi opportune lontano dagli orecchi di Commisso diceva le stesse cose, ma non per offendere Iachini, semplicemente con ironia. Quindi io credo che lì bisogna stare attenti e bisogna capire in che piazza siamo, perché qui a Firenze prendersi sul serio, fare sempre discorsi, anche ribadire certe cose, il fiorentino è estremamente colto e sa benissimo quelle che sono le persone che danno un vantaggio alla città e alla Fiorentina e quelle che invece la danneggiano, per cui se fa una battuta ogni tanto non è perché manca di rispetto, è perché vuole ancora volersi bene, cioè le persone a noi care noi le trattiamo vedendo da fuori quasi come se fossero nostri nemici, in realtà sono persone per cui ci butteremo nel fuoco, è un nostro modo di fare, io lo capisco per una persona già che viene dal sud, e poi ma non in senso negativo, con tutto, perché qualche battuta può essere malintenzionata, lo vedo anche in famiglia, perché io ho una ragazza calabrese e spesso con mio socio lo faccio delle battute e lui non le capisce, ma non è che non lo voglia offendere o chissà che cosa, è semplicemente per fare delle battute alla Fiorentina, quindi capisco già questa difficoltà. Poi anche oggettivamente di un discorso linguistico, spesso cose che per noi sembrano naturali e ironiche possono essere offese, ma io credo che al di là, ripeto, del Don Rocco, del gangster, di queste cose qui, di offese pesanti o comunque rispetto al figlio, alla famiglia, di offese pesanti non ce ne sia state, ma era solo e soltanto ironia. Se Rocco capisce tutto questo, ma soprattutto se chi gli sta vicino gli consiglia bene, gli dice guardi presidente, non è che la stanno offendendo, stanno solo facendo ironia. Infatti. È chiaro però che di fronte
una situazione in cui la Fiorentina va male, invece di dire abbiamo sbagliato la campagna acquisti, abbiamo sbagliato certe cose, è più facile dire guardi presidente, ce l'hanno tutti con lei e la prendono in giro facendo questo certo. E questo, e lui ci crede perché sono suoi uomini di fiducia, insomma. Comunque io ricordo che Diego Della Valle per anni è stato chiamato Don Diego e così per dire. E anche ti ricordo anche io sono mezza sì. Terrona e non mi offendo, voglio dire, lo so, sono consapevole di essere mezza terrona e ci rido sopra. E perché mi guardi? Se me lo dicono. Senti Duccio, prima di lasciarti ai tuoi impegni, ti ringraziamo per essere intervenuto alla trasmissione soprattutto di Michela, perché la bella e la bestia, se no sarebbe la bestia e la bella. No, dobbiamo essere fiduciosi per il prossimo anno, oppure tu dici troppo presto per dire qualcosa? Ma guarda Paolo, io credo che peggio di così sia difficile fare, poi è vero che a peggio non c'è mai fine, però una stagione come questa, senza pubblico, con tante partite anche brutte da vedere, situazioni pesanti, settimane in cui comunque è stato difficile cercare di trovare il bicchiere mezzo pieno, io credo si possa soltanto che crescere. La speranza è che ci possa essere un percorso virtuoso, ecco, già partire con un allenatore come Gattuso, ma vi dico anche con un allenatore straniero, perché dicevamo in radio ieri che un allenatore straniero è una ventata di aria fresca all'interno di una stanza, quella della Fiorentina, in cui diciamo c'è la solita aria pesante da 2 anni, e quindi magari anche una mentalità straniera potrebbe essere un qualcosa che dà vigore a tutta la piazza, quindi io spero che l'anno prossimo sia sicuramente una stagione diversa, me lo auguro, anche perché insomma quest'anno siamo stati messi tutti a dura prova, noi come critica, i tifosi da lontano, la stessa società, non è stato assolutamente facile. La Fiorentina ha cambiato più allenatori in questi 3 anni che negli ultimi probabilmente 15 anni della sua storia. Solo nell'anno di Delio Rossi, Mihajlovic e Guerini c'erano stati dei cambiamenti del genere. La Fiorentina non vince 2 partite consecutivamente in campionato da un anno, perché ha vinto le ultime 2 dello scorso anno e quest'anno non è mai riuscita a vincere 2 gare di fila, quindi c'è bisogno di tornare a fare tutto questo. Poi con 2-3 vittorie di fila, con una striscia positiva, con un bel gioco, tante critiche saranno sicuramente ridotte, e anche se si parlerà di cappellino e gioca lo faremo in sorriso, perché la squadra va bene. E comunque Accardi non sarà il prossimo direttore sportivo della Fiorentina. No, Michela, su questo però te sei la massima esperta in materia, quindi insomma... No, appunto, oggi, proprio questa mattina, il presidente Corsi ha ufficializzato che ha trovato l'accordo con Accardi per altri 3 anni, e quindi Accardi rimarrà a Empoli, e quindi al fianco di Daniele Pradè, ammesso che Daniele Pradè rimanga a Firenze, verrà chiamato un'altra figura, non Accardi, ecco, per la cronaca. Io credo sia anche una scelta giusta da parte di Corsi, quella di giocarsi la promozione con gli artefici, insomma, di questa situazione. Per quanto riguarda il nome, ho sentito parlare di Goretti, ho lavorato anche un pochino su dei colleghi di Perugia che me ne hanno parlato un gran bene. È vero che Perugia era retrocesso quest'anno ed è risalito dopo una sola annata. Goretti portò a Perugia giocatori come Spinazzola, Parigini, insomma tutti i giocatori che poi Mancini stesso, facendo uno sgamotto a Corvino che non è piaciuto, a Perugia fece anche bene, ovviamente per quelle che erano le direttive del Perugia. E tutto sta nel capire che cosa si vuole, Paolo e Michela, perché se si vuole un'area scouting più importante, allora vi dico che non serve nemmeno un grande nome, ma serve uno che conosce tutti i mercati e che veda 100 partite al giorno e che arrivi a Pradè con 10-15 giocatori per ruolo. Se si vuole un profilo come Giuntoli, allora forse Daniele Pradè è di troppo, e aggiungo io forse anche Gio Barone, perché queste sono personalità abituate a interfacciarsi con il presidente e l'allenatore, un po' come era Pino Vitale e questi direttori così vecchia scuola. Ci sono 3 persone, il presidente, il direttore sportivo e l'allenatore, tante altre figure intermedie non ci vogliono, ma io credo si vada più sulla prima opzione. Anche se Pradè per adesso non ha firmato niente, quindi è tutto in divenire. Duccio, grazie davvero per il tuo intervento. Grazie a voi, un abbraccio, a presto. Ciao Duccio. Ciao. Pradè, guarda, ti dico anche che me l'ha detto, perché ieri eri un po', fra ieri e oggi, sei stata nominata più volte. Ah sì? Perché avevo accanto a me Alessandro Latini. Ah.
E allora ci siamo divertiti Non mi e sono fischiate le orecchie, c'è qualcosa. no, perché ne abbiamo parlato bene, perché abbiamo detto, dice, vedi, Alessandro, tu hai Michela, io Francesco. Stamane ho avuto Francesco che mi ha detto questo di Pradè, gli ho detto, vedi, loro sono più bravi di noi, riferito a Alessandro e Michela, però giustamente Francesco mi ha detto, ma noi abbiamo le bocce. Perché ci occuperemo di bocce, io e Francesco Zei. Sì, Sì. io di cosa mi posso occupare? Lo deve scegliere. Guardi, a Firenze Viola Super Sport quello che non manca. Vediamo un po', qualcosa di estivo, visto che stiamo per entrare nella stagione estiva. Secchiello e paletta? Se, non lo so, però guarda, da Loki alle rotelle, la palla a mano, il ping pong. Ah, ping pong? Sì, ping pong, io mi offro per il ping pong. Noi abbiamo Vezio Trifoni che si occupa del ping pong a Prato o tennis tavolo. Tennis tavolo, no, ping pong, io sono la vecchia Maria, Ecco, ping pong. quindi se tu vuoi, guarda, Michela, noi poi abbiamo anche tutta una serie. Io per dire al tiro a volo alle cascine, che una volta era tiro a piccione, adesso sparano a una specie di spirale elicoidale, anche quella, guarda caso, che naturalmente suffraga il piccione, perché naturalmente l'Associazione Protezione Animali si era opposta. Quindi Certo. abbiamo anche il vecchio tiro al piccione. Bene, Scegli. bene. Ora guarda, ci penserò sopra e poi dopo ti farò sapere, Paolo. Bene. Però ecco, io prima di passare al calcio Sì. femminile e insomma chiudere il discorso Fiorentina maschile, e poi ovviamente dalla prossima settimana inizieremo a pensare al futuro anche noi, e quindi cercheremo di capire quelli che Ma il futuro è saranno. un'ipotesi, forse l'unico alibi che hai. Che cosa ridi? Perché? Non ti è piaciuta questa? No, È una lo citazione. so, però. Lei si intende di musica, parla di musica a 360 No, gradi. 360 gradi no, solamente 360 gradi di musica italiana. Non perché io devo dare a Cesare quel che è di Cesare, io sono abbastanza ferrata sulla musica italiana, su quella straniera decisamente meno. E Cesare non è quel Cesare lì, ma Cremonini. Assolutamente. Che giri facciamo? Arriviamo. Sì, è come gli amori. E Fanno 10 giri immensi poi? e poi ritornano. Però io Naturalmente. sono contro i ritorni. A Firenze ne è tornati un po' Troppo, un po' troppi. troppi, un po' troppi. Io sono contro i Senti, ma gli ritorni. amori della vita di una persona, quanti devono essere secondo te? Poi dice, io mi innamoro sempre e quindi ogni storia è un amore diverso, oppure pensi che nella vita ci debba essere un amore solo? Domanda No, difficile, allora io credo che tante persone, forse anch'io da un certo punto di vista, siano innamorate dell'amore. E quindi quando magari trovano qualcuno al quale sono interessate, oppure con il quale iniziano qualcosa, sperano sempre che sia amore, si innamorano di quello che potrebbe essere. Però io credo che il vero amore di una vita deve, insomma, al massimo, io penso al massimo due. Però amore vero, incondizionato, forse. Insomma, guardando anche a quelle che sono le vere storie d'amore, uno deve essere il vero amore, se no è troppo facile. Però ci sono tante persone che sono innamorate del concetto e quindi sperano sempre che in ogni persona che trovano possa nascere quello che loro definiscono amore. Poi l'amore ha tanti aspetti, ha tante sfaccettature, ha tante è cose, però sbagliato per un giornalista innamorarsi di un giocatore, ma non innamorarsi nel innamorarsi senso professionalmente, cioè. professionalmente, chiaro. Ma è sbagliato nel momento in cui non diventi, cioè tu diventi non obiettivo poi nel giudicarlo, perché io credo di essermi innamorata calcisticamente e professionalmente di un giocatore, o, insomma più di una volta in questi 10 anni. Però insomma devi essere capace poi di dire che ha sbagliato, ha giocato male, e quando vai a scrivere un giudizio su di lui devi essere assolutamente obiettivo, se no, no. Però di sbagliato secondo me c'è poco da questo punto di vista. L'importante è essere obiettivi e lucidi quando si vanno a fare determinati commenti o a dare giudizi. Tornando un attimo indietro, prima di passare al calcio femminile, la domanda da 1 milione di dollari è: ma siamo veramente sicuri che alla fine a Firenze possa arrivare Gennaro Gattuso? Ma a secondo quello che ci ha detto anche adesso Duccio Mazzoni, parlano di uno straniero. Appunto.
e mi sembra che Gennaro Gattuso abbia vinto un mondiale con la nazionale azzurra, mi sbaglio? È stato nel Glasgow, è stato lui praticamente all'estero, ha fatto quasi una carriera al contrario, perché dopo aver iniziato in Italia giovanissimo è andato a giocare in Scozia e lì poi diciamo è maturato, è diventato anche quel calciatore duro e coriaceo che insomma abbiamo conosciuto tutti e che abbiamo apprezzato io tantissimo al Mondiale del 2006, perché per me, io ho sempre detto che l'immagine dell'Italia in quel Mondiale 2006, per quello che rappresenta, che rappresentava anche quella squadra, alla fine era quella di Gattuso, non perché non ci fossero altri campioni giocatori che quel mondiale l'hanno vinto. Cannavaro vinse il pallone d'oro. Cannavaro vinse il pallone d'oro, aggiungo giustamente. Buffon se lo sarebbe meritato anche lui il pallone d'oro in quel mondiale. Materazzi fece un mondiale da paura e nessuno si sarebbe mai aspettato. Ma grosso il pallone medicinale di Totti o l'Australia. Pirlo, che ragazzi, Pirlo è il giocatore nel suo ruolo più forte degli ultimi 40 anni, secondo me. Sì. Però al di là di questo, Gattuso ha quella. È stato un mondiale vinto anche col cuore, con la grinta. Certo. E quindi Gattuso era proprio l'emblema, secondo me, di questo mondiale 2006 vinto dall'Italia. Però è italiano. Però è italiano. È italianissimo, direi. Quindi, se dicono che il prossimo allenatore sta imparando l'italiano... Cioè, mi sembra che Gattuso l'italiano lo conosca. No, nel senso, a parte le battute. Ora. L'unico che ha vissuto 50 anni in Italia e non parlava l'italiano è Don Lurio. Sì. Un po' anche non me ne voglia, e insomma, parlo di una persona che purtroppo in questo momento, da un po' di anni a questa parte, non è più lui, però è Michael Schumacher, che era veramente tanto, è veramente tanto che insomma è in Italia, ha lavorato sì, per l'Italia, non ha mai avuto grande dimestichezza. Non ha mai avuto dimestichezza con l'italiano, parlare. Però insomma, se questo allenatore sta imparando l'italiano, allora Fonseca l'italiano lo conosce. Sì. Garcia l'italiano lo conosce. Sì. Beh, Gattuso si dà per scontato, lo conosca. Forse Marcelino? L'Athletic Bilbao ieri ha perso 1-0 dal Real Madrid. Io sono contrario agli allenatori stranieri che non conoscono il calcio italiano perché non ci hanno giocato, perché primo problema, lo stiamo dicendo, la lingua. Secondo problema, bisogna conoscere la categoria degli arbitri, perché uno dice è un arbitro, sì, ma l'arbitro in Portogallo è un conto, in Italia un altro, in Inghilterra un altro, in Spagna un altro ancora. Poi c'è da conoscere la stampa italiana, c'è da conoscere come ci si muove in Italia. Prima che un allenatore straniero in Italia abbia capito come funziona, qualche mese. Ecco, io un allenatore straniero che io ho adorato è stato Eriksson. Ma Eriksson aveva una testa superiore alla media. Venisse un Eriksson giovane, perché quella Fiorentina lì, ricordo, giocava un gran calcio con Bosco, Calisti. Non con Dialma Santos e Cabrini, tanto per essere chiari. Però siamo curiosi. Certo, siamo anche perché dall'allenatore scopriremo che squadra facciamo e dove vogliamo arrivare. Ecco, ma di tutti quelli che abbiamo, insomma, sono usciti tanti nomi. Gattuso è stato il primo, a parte quelli che erano usciti già in precedenza l'anno scorso, Juric e De Zerbi, ok. Però gli altri, e quindi abbiamo detto Garcia, Fonseca e Marcelino, che poi alla fine sono questi tre, i tre stranieri che sono usciti fuori nelle ultime settimane. Ecco, da questi tre nomi, chiunque fosse, secondo te si parlerebbe di una Fiorentina che ha ambizioni, perché no, di diciamo parte sinistra della classifica barra zona Europa League? Allora, per quanto riguarda Gattuso, che è il mio preferito, ti dico di sì, perché Gattuso porterebbe anche una mentalità vincente che lui ha acquisito negli anni al Milan. Partirebbe da un discorso che tu avresti anche nello spogliatoio, un uomo di società, ricordo quello che ha fatto, se non sbaglio, a Creta, ma anche quello che ha fatto a Pisa. Quindi avresti un uomo
prima che un allenatore. Anche al Milan ha fatto delle cose importanti, ha rinunciato al proprio stipendio per pagare i suoi collaboratori, a Pisa ha pagato i giocatori, a Napoli ha pagato i magazzinieri in un momento difficile e il suo staff, quindi ha ripetuto lo stesso gesto in più società e quindi siamo davanti a un uomo con la U maiuscola, al quale in conferenza stampa fai domande dirette e ti rispondo in maniera diretta. Il problema, ora, vabbè, Garcia e Fonseca un po' l'italiano lo parlano, però io lo vedo quando facciamo le domande agli allenatori di rugby. Ho notato con un amico, con Rochei, il quale parlava in italiano, nelle interviste le ho fatte tante, però quando era in difficoltà tendeva a parlare inglese perché si esprimeva meglio. Io credo che ancora per questi sia un problema di lingua. Garcia no, perché mi sembra abbia la compagna addirittura italiana, sì. Però bisogna vedere se tu hai una compagna spagnola, se parli spagnolo o parli inglese. Sì, poi comunque francese, insomma lui è francese, voglio dire, assomiglia molto di più all'italiano, credo che... Sì, certo, se tu prendessi un ucraino sarebbe difficile. E magari imparano meglio. E prima, non lo so. Ah, sì, quelli dell'est europeo non ci sono dubbi. Sanno l'italiano quasi meglio di noi quando lo impara. Di sicuro. Gattuso mi darebbe delle garanzie. Gli altri due sono allenatori di metodo, ma concettuali, molto tristi. Sia Fonseca che Garcia sono, per loro natura, sono dei Don Chisciotte, li vedi, che combattono per il loro modello di calcio, che poi magari da questo modello di calcio vengono fagocitati, e li vedo un meno trascinanti. La Fiorentina, per l'esuberanza della dirigenza, per il grande tifo, io Gattuso lo vedo benissimo, però se mi dicono che sta imparando l'italiano... Anche perché da quello, insomma, che emerge o comunque si legge che De Laurentiis pare abbia chiesto a Gattuso di rimanere, poi bisogna vedere se Gattuso ha intenzione di rimanere oppure no. Insomma, credo che sia ancora leggermente presto. I giornalisti perché poi... di Napoli presenti allo stadio mi confermavano questo, ma pare che Gattuso gli abbia risposto picche. Esatto, quindi bisogna vedere poi se De Laurentiis ci proverà ancora con motivazioni magari più forti. Sempre più i giornalisti di Napoli mi dicevano: viene a Firenze portandosi Usai, che a loro non piace. Però vedremo. Vabbè, questo poi staremo a vedere, magari tra una decina di giorni già qualche cosa in più sapremo, anzi io spero che si possa sapere, perché abbiamo vorrei... saputo quali sono i punti fermi: Vlahovic, un regista e insomma da determinate situazioni e autonomia. Vuole un programma. Carta bianca per fare il mercato. Io voglio che sia così, vorrei che sia così, perché certo, un allenatore deve avere carta bianca, e poi almeno se sbaglia lui. Sì, carta bianca idee. Non vuol dire che se non mi arriva Messi allora smetto. No, carta bianca ti dà due o tre opzioni, certo. Dice a me piace A, B, C, se non è possibile nel ruolo, A. Nel ruolo soprattutto. Ma no, se vi dico A, B, C, vi dico A che costa per dire 10, B che costa 7, C che costa 3, non mi prendete D che costa 1. Ecco. Esatto. Comunque staremo a vedere, perché comunque appunto c'è un'altra partita da qui alla fine del campionato. Domani sera Torino e Lazio si affronteranno in questo recupero più o meno assurdo, sì. Il Torino rischia molto, però staremo a vedere quello che succede. Ma. Ovviamente l'altro sabato si è giocato anche il campionato di Serie A femminile. La Fiorentina ha battuto l'Empoli nel derby al Bozzi e ha vinto per 2-1, un derby insomma giocato più o meno alla pari dalle due squadre. Ha vinto la Fiorentina grazie a un calcio di rigore trasformato da Sabatino, e così è andata la 21esima giornata di Serie A femminile. Sassuolo-Milan 0-0, Inter-Florenza-San Gimignano 0-2, e questo è un risultato abbastanza insomma non scontato, diciamo così. Fiorentina-Empoli 2-1, Roma-Juventus 0-1, Bari-San Marino 1-2 e Verona-Napoli 0-0. La classifica vede la Juve con 63 punti e come sappiamo ha già vinto il suo quarto scudetto consecutivo. Si parla di un possibile arrivo in panchina nella Juve femminile di Gio Montemurro, quindi tecnico dell'Arsenal femminile, potrebbe arrivare in bianconero. Milan 50 punti e con la vittoria di ieri ha conquistato il secondo posto, e quindi Milan che
Milan di Ganz, che il prossimo anno giocherà per la prima volta la Champions League. Sassuolo 47 punti, Roma 36, Fiorentina 35, Empoli 31, Florenza San Gimignano 26, Inter 25, Verona 20, Napoli 13, San Marino 12, Bari 3 punti, già retrocesso. Interessante per quanto riguarda l'ultima giornata di campionato che si giocherà tra sabato e domenica, capire chi arriverà quarto tra Roma e Fiorentina, perché anche se non porta a niente, però è sempre una questione di orgoglio, di prestigio, insomma, di finire in crescendo. E il discorso retrocessione con il Napoli e San Marino, che insomma se la giocano fino all'ultimo minuto. Vediamo le immagini riprese dal sito ufficiale della Fiorentina, di Fiorentina Empoli di sabato. E dicevo, il Napoli con 13 punti che giocherà in casa con la Roma, il San Marino con 12 punti che invece giocherà in casa proprio con la Fiorentina. Quindi praticamente il quarto posto e la retrocessione passeranno da due partite, che saranno San Marino-Fiorentina e ovviamente Napoli-Roma. Queste due partite, che saranno quelle più importanti, le altre non contano niente, e poi vi dico quali sono, decreteranno chi retrocederà in Serie B e chi invece arriverà quarto. Le altre partite saranno Juventus-Inter, Florenza-San Gimignano-Bari, Milan-Verona, Empoli-Sassuolo. Queste sono le altre partite della 22esima e ultima giornata di Serie A femminile, e da dire che il prossimo anno in Serie A, caro Paolo, ci sarà anche la Lazio. Sì, ci sono squadre, leggevo del Torino, del Genoa anche, che stanno approntando le loro squadre al femminile. Di un campionato sta diventando sempre più interessante. Hai parlato del quarto scudetto consecutivo, ho dato anche un'occhiata alla finale di Champions vinta dal Barcellona, sì, sul Chelsea, sì. Indubbiamente, insomma, ci sono delle partite che si lasciano vedere. Non ho commentato abbastanza il gol di Sabatino contro la scorsa, contro il Milan. Ecco, quello è un altro gol meraviglioso, con il controllo, sì, di tacco e la palla messa all'angolino. Ci sono dei movimenti ancora da registrare, da migliorare, ma anche per la postura tipicamente femminile. Però devo essere onesto, si vedono delle giocate veramente veramente di livello, di un qualcosa di interessante, magari vederle nel campionato maschile. C'è da rivedere qualcosa a livello portieri, che non sono perfetti, soprattutto nei palloni alti le ragazze soffrono ancora abbastanza, però sono partite di calcio che si lasciano vedere e sono molto molto belle. La partita di Champions ieri sera è stata veramente bella. Ecco, prima di chiudere, poi sentiremo anche le parole di mister Cincotta, se la regia è pronta, poi appena finiscono le immagini del derby tra Fiorentina e Empoli, appunto, sentiremo anche quello che ha detto mister Cincotta alla fine della partita. Ti chiedo, Paolo, cosa pensi che possa accadere? Cioè, Cincotta sembra veramente in partenza, sembra veramente aver chiuso il suo ciclo con la Fiorentina, insomma, che tecnico vorresti? Intanto, se vorresti un tecnico uomo o un tecnico donna? Bah, io ti dico le parole di Greg Popovich, che è uno dei grandi santoni del basket statunitense. Uomo o donna, basta che sia competente. Credo però che il ciclo di Cincotta sia finito dopo tanti anni, che la Fiorentina abbia anche per dinamiche interne bisogno di un altro tipo di interlocutore. Devo dirti, a me piace molto l'allenatrice della Roma, e però Piovani, che è stato premiato a Sassuolo, dà ampie garanzie. L'importante è che si riparte da quei ragazzi giovani. Hai visto Baldi, hai visto purtroppo infortunato Mascarello, ho visto delle ragazze giovani molto molto interessanti, sì. Bisogna ripartire da lì. Certo, e allora ci andiamo a sentire mister Cincotta nel dopo partita di Fiorentina-Empoli. Sì, sono molto contento, l'ho appena detto alle ragazze. Quattro settimane fa tutti suonavano la marcia funebre della Fiorentina femminile e sembrava che tutto fosse perso. Io sapevo che non era così, sapevo che l'unico problema era l'assenza di tante calciatrici e quindi allenarsi anche male. Ho riunito lo spogliatoio, ho evitato che tutti gli articoli che sono usciti falsi inquinassero l'ambiente, ci siamo raccontati la verità e quindi di stare tranquilli, di non seguire tutto quello che c'era intorno alla squadra femminile, e guarda caso abbiamo recuperato gioco, idee, vittorie, perché sono tornate le calciatrici, ma soprattutto abbiamo fatto pulizia e ci siamo prese il cuore di quello che stiamo facendo, senza che nessuno abbia più potuto inquinare con cose dall'esterno, e questo è quello che è servito.
Proprio nel prepartita si parlava di giovani e oggi una giovane ha sbloccato la partita. Sì, Zanoli ha sbloccato la gara, Monnecchi un prodotto del nostro vivaio. Oltre a questi tre risultati consecutivi, in questo finale di stagione si sta vedendo la crescita di tante giovani che solo con un lavoro certosino può accadere. Per questo ringrazio Commisso, Barone, Laturra e tutto il mio staff che ci permettono di lavorare con giovani interessanti che facciamo crescere. Ultima partita con le San Marino, come si prepara? Ma sicuramente vorrei dare spazio anche a delle ragazze giovani, ma con grande rispetto della partita, perché sappiamo di essere un po' anche magari l'arbitro, ora non so gli altri risultati della zona retrocessione, per cui andremo in campo con una formazione estremamente competitiva, facendo le nostre cose, ma come ho fatto nell'ultimo mese, qualche giovane continuerà ad avere spazio per farla crescere. Caro Paolo, volevo farti sentire le parole di Mister Cincotta per commentare, prima veramente di chiudere la trasmissione di oggi, quello che ha detto il tecnico Viola alla fine della partita. Ha parlato di notizie, articoli falsi che hanno inquinato lo spogliatoio. Io di articoli sulla Fiorentina femminile leggo un resoconto, sulla Nazione e i tuoi articoli sul Corriere Fiorentino. Io acquisto, non è pubblicità, il Corriere della Sera perché mi dà un'immagine di lastro spettro sia a livello culturale e a livello di politica mondiale. Leggo Michela, sì è vero per amicizia ma anche perché ho informazioni, non ho mai visto Michela andare oltre le righe. Poi magari io compro un Corriere Fiorentino diverso da quello che compra Cincotta, ma... Per quanto mi riguarda, io non so a chi si ferisse Mister Cincotta, io posso dire solamente che al Bozzi siamo sempre 2, 3, 4 giornalisti al massimo. E conosco tutte le persone che scrivono di Fiorentina femminile e a volte ovviamente c'è anche la RAI, quindi Sara Meini che conosco e tutte le volte che fa un servizio insomma riporta sempre fedelmente quelle che sono quella che è la cronaca della partita e quello che succede. Non mi sembra di aver letto articoli falsi, se non che ribadire che questa è stata un'annata deludente per tanti motivi. Ovviamente c'è anche il motivo che Cincotta ricorda sempre, ovvero dei tanti infortuni, è chiaro, è che vero. Hanno condizionato la stagione e lo hanno scritto tutti più o meno. Ma anche gli equivoci, Bonetti va, Bonetti sì, resta. Insomma, anche quello. Ma questi sono dati oggettivi di fatto. Insomma, questo, vabbè, diciamo che è stata la settimana contro la stampa e rimbocchiamoci tutti le maniche e vediamo di andare avanti. Contro l'opinione che secondo me è peggio. Sì, è vero, assolutamente. Comunque, noi ridiamoci un po' su e non ci prendiamo troppo sul serio per quanto riguarda... Alla fine si parla di sport, per noi è sport, è lavoro, è vero, però il calcio è un gioco. È un gioco. Quello che tu hai praticato da ragazzina, la marcia, il nuoto, altri sono sport. Il calcio è un gioco. Esatto, e senza passione non si fa nulla. E soprattutto... Diciamo che noi personalmente non ci arricchiamo sulla Fiorentina. Detto questo, io ringrazio Paolo Caselli per grazie, essere stato con me Michela, anche oggi. Grazie davvero. L'appuntamento ovviamente con La Bella e la Bestia è a lunedì prossimo, solita ora, solita pagina Facebook e solito canale il 196. Grazie anche a Alessio in regia e Enrico in regia e un saluto a tutti, buona serata, a lunedì prossimo. Ciao. Ciao.